Ciao ragazzi, sono Marzo e oggi sono qui tornato con voi su FIFA per farvi vedere quella che è la squadra più forte che io abbia mai avuto da quando ho iniziato a fare l'Ultimate Team fino ad oggi. Come vedete abbiamo Papà alla sinistra, poi Suarez, comunque il 94, Messi che mi serviva per l'intesa anche se non è fenomenale su quella la forma normale, però comunque fa il suo, è pur sempre Messi. Pogba, Rui Costa, Vidal, Alaba, Boateng, Bailly, Valencia e De Gea. Io direi quindi ragazzi di iniziare subito con le partite. Farò delle partite online a caso, quindi non so se, inizialmente non l'ho mai fatto, quindi non so se trovi denuzzo o oppure gente di merda, perciò noi proviamo, giochiamo, proviamo a divertirci in ogni caso. Comunque vi dicevo, io ho sempre fatto il Foot Champions, quindi non ho mai giocato a questa roba. E quindi volevo mettermi a provare magari qualche gol di quelli fighi, tipo da metà campo, rovesciata, queste cose del genere. La squadra contro alla fine è una squadra normale, niente di incredibile. Vediamo un po' che cazzo ne esce da fuori e scopriamolo. Pogba riprende un pallone, ancora finte per Pogba, che cerca spazio. Ancora Paul Pogba, si libera Paul Pogba, attiva la marcia. Oh, subito il primo gol al decimo minuto. Paul Pogba parte da dietro la metà campo, se li fa tutti. O Coach Flick, questa me la voglio rivedere. Io i gol non me li rivedo mai, non faccio mai andare i replay, però questa è giusto che vada. Guardalo, guardalo, il polpo. A mare devi andare, a pizzicare. Comunque non credo di aver denuzzo contro o il principe, comunque non mi sembra niente di entusiasmante lui. Cristiano Ronaldo, ancora, lascia per terra il giocatore Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, mamma mia papà. Attenzione, ancora Cristiano. Oh, Cristiano, la palla ancora per Pogba. Signore, signor, però mi ha buttato per te. Anche questo era fallo, anche questo era ostruzionismo. E non le fischiamo. Messi, Messi, non ha 5 di skill, non mi serve a niente. Pogba, Pogba per Ronaldo. Ronaldo, se ne esce con finte. Manda a casa il giocatore. Cristian! Madonna! Wanna. Wanna, questa è la partita. Ficca d'obiettivi. Messi di testa, questa partita va tutto come deve andare. Ancora Suarez, intercettato però in modo falloso da Rose. Ma voilà, ti preoccupa. Cristiano Ronaldo. Se segno così, ti giuro, mi spacco la mascella da solo. Mancava poco. Un fallo per disturbare l'azione di Cristiano, che però va via. Ancora il pallone per Ronaldo ed è calcio di rigore, abbastanza inutile, andrà di crossbar challenge. Cristiano Ronaldo contro la traversa, crossbar challenge. Non ce la fa, il pallone è dentro, di poco sotto la traversa. Pallone troppo indietro, i cross quest'anno fanno cacare. Pogba. Mannaggia, morto alleo. Che cosa stava per succedere? La palla è ancora per il polpo che viene servito male da Rui Costa, che vuole essere preso a schiaffi in gola oggi. Che cosa sta facendo questo? Cioè si sta girando tipo intorno e me l'ha messa pure nel culo. Cioè io sono riuscito a prendere il gol da questo scabroso? Va bene, ok. No, Pogba, Pogba, vedi, vedi? Vedi che vuoi essere fucilato dalla distanza? No, non posso prendere la palla. Cioè il gioco ha deciso che io la palla non la posso prendere. Devi dare la palla al centro per Arturo Vidal, che può gestire il pallone. Ma che passaggio è quel? Tu fammi capire. Chi cazzo te li ha craftati i piedi? Ronaldo per Suarez. Ultima azione. Oh, Ronà. No, vabbè, dai, vai lì me l'ha ripreso. Ma sei uno stronzone. Vaffangula sord. Messi. No, ma che? Ma vabbè, io per questo non capisco. Ma perché Messi l'hanno fatto così? Cioè, ma Messi è un mostro, ragazzi. Messi è uno dei giocatori più forti della storia. Neanche della nostra storia, della storia in generale. Non me lo puoi fare così, da. Comunque, una partita, una vittoria. Io però direi facciamocene un'altra e cerchiamo di dare spettacolo. Vediamo che squadra c'ha questo ragazzone. Non male, non male.
Però qua cerco di fare altro, perché alla fine tutta la partita prima me la so fatto di Okocha Flick. Perché non so che cazzo fare. Messi? Oh! No, David Luiz, il muro di Berlino. Avete visto pure voi quello che ho visto io? C'è Gabriel Jesus che mi ha buttato per terra con la spalla Boateng? O cos'è? Candid Camera? Cioè, veramente, credimi, stento a comprendere questa cosa del passare la palla così al portiere. Cioè, non è perché lo vedete fare dai pro player, allora è utile anche se lo fate voi. Cioè, loro lo fanno perché poi sanno impostare l'azione. Se tu poi devi fare questa cacata, ma dimmi da graz, ma c'è cazzo fascia. Però va bene. Vidal. Oh, Vidal. Oh, Arturo. Mamma mia, quando il gioco si fa duro te lo sbatte nel culo. Arturo Vidal. 1-0. C'ho questa cazzo di luce puntato in testa, non vedo un cazzo. Manca al San Siro, c'hanno questo coso. Ah, vai lì, stava tentando di fare tu. È one man army, attacco, difesa. Solo il mio non fa un cazzo. Lionel Messi. Fermato sempre da Bailly, che un secondo prima era in attacco. Va ancora? Finto ubriacanti? Il polpo? Il polpo? Fermato da Bailly, sta giocando da... Ma ce ne ha due, secondo me, eh? Secondo me ne ha due, che non è possibile. Oh! Messi! Lionel Messi! No, vabbè, da... Cioè, allora, io... Ti metto Messi 423 volte a fare quel tiro. Se me lo sbaglia anche solo due volte ti do ragione. Ma non lo sbaglierà mai Messi un tiro così. Cioè, non diciamo cazzate. Ma come l'hanno fatto? Con il culo. Oh, Luigi. Luigi. Ma Lloris dice di no alla saracinesca. Boateng riprende questo pallone. Rui Costola contro Moody, che non lo sa neanche la madre chi è. Ma sul gioco è un mostro. Vidal per Suarez. Ancora? Luis Suarez di Lodriven, perché mi aveva rotto i coglioni. 2-0. Però ancora non siamo riusciti a fare un gol come lo dico io. Cazzo dè, come lo dico io dè, vabbè. Suarez. Ma no, ma mi sono scordato che c'avevo il camaleonte. E Vidalaba, ancora per Vidal. Vidal, una palla di merda che si è avvicinata nelle onde di raggio di Bailly e quindi è persa automaticamente. No! È rigore! Vaffanculo, stavo facendo il numero da circo! Me la voglio rivedere, voglio capire se stava per tirare o no il mio. Ah, non si capisce un cazzo però, che mic di replay è qua. Crossbar challenge, once again. Ci riprova. Cazzo è? Pogba. Il polpo. Ma come cazzo ha fatto a teletrasportarsi davanti a me? Che cazzo è? Futurama. Vaffangula sord, va. Cristiano Papa Ronaldo 3-0. Comunque ragazzi, questa squadra è proprio forte. Cioè il modulo a livello... Sempre tra miliardi di virgolette competitivo, ovvero il FUT Champions per me, perché non so giocare. Non è granché, cioè in realtà è proprio una merda come modulo a livello competitivo, perché lascia un sacco di buchi in difesa. Che cosa gli è successo a quel? Si è fermata la palla in te. Comunque lascia un sacco di buchi difensivi. Però alla fine che cazzo me ne frega, cioè nel senso... Io ve l'ho sempre detto, a me piace giocare con i giocatori che conosco, quindi avere giocatori come questi in squadra è bello. Cioè Messi non è un granché su FIFA, probabilmente è come Alessandrini che costa tipo niente, quello IF. Lui comunque un po' costa, perché è comunque 93, però ci ha messo un quarto d'ora a togliermi la palla. Non aggiungerò niente a questa cosa. Tanto ragazzi, vi volevo chiedere una cosa. Io volevo fare dei video su FIFA, tipo questo. Però in cui voi tipo mi dite un gol, mi scrivete un gol successo magari nell'ultima settimana, negli ultimi due, o magari anche gol storici, e io provo a ricrearli su FIFA. Chiaramente sempre
all'abbonata, cerco, faccio tipo tre partite e provo a rifarlo. Ditemi se vi può piacere la cosa e iniziate magari scrivendomi qualche gol che è rimasto nella storia. Ovviamente quelli fatti perché tipo quello di Roberto Carlos è difficile, cioè nel senso che mi possa uscire come punizione. Qualcosa, attuazione bella magari, che si può fare magari anche con qualche skill in mezzo. Secondo me esce carino, ditemi voi. Nel caso, che se lo facciamo. Terzo avversario di oggi, cazzo sei? Non male, questa pulita sta squadra. Vediamo un po' che cazzo si riesce a fare. Se riusciamo a fare magari qualche golletto figo. Io non ho mai fatto tipo uno scorpione, questi che non mi escono mai. Con questo inizio a giocarmela seria. Cioè nel senso provo ad andare in vantaggio giocando decentemente, senza fare il coglione. Perché secondo me questo qua sa giocare. Questa partita è decisamente più intensa. Quindi sto cercando di giocarmela il meglio che posso, senza fare il coglione come ho fatto prima. Però, cioè, non me lo può buttare a terra di quella maniera. Cioè nel senso, comunque Suarez. È gol. Dai, però il primo tiro in porta. Cioè, mo il motivo di guardarti questo gol, no? Considerando che l'hai fatto a porta vuota con un rimpallo. Cioè, essenzialmente qual è? È perché vuoi che io ti segno e devo lasciare il joystick. Proprio vado a pisciare mentre segno, no? Cioè, è proprio per quello che lo vuoi fare. Cioè, veramente, c'ha tutti in porta. Ha tutti in porta. Ma come cazzo giochi? Ma fai veramente vomitare, fai. Va a fare nel culo, vai. E neanche me lo rivedo il replay, perché a differenza tua non voglio rompere i coglioni, né perdere tempo, stronzo di merda. Ma guardalo, guardalo, Manolas, guardalo, oh mio Dio. Che è rotto nel culo. E vaffamocca. Vabbè no, la deve riprendere lui per forza. Deve riprendere per forza lui. Se no il gioco non è contento. No, non ci credo. Quella cosa non è proprio fisicamente possibile. Ma come ha fatto? Poi è dal 60esimo che voglio mettere in pausa. Prendilo nel culo, lo devi prendere. Tutto nel culo, senza vasellina. Con lo sputo. Vaffamocca mamma. Doveva essere un video diverso da quello che è diventato, ragazzi. Però, in ogni caso, spero che vi sia piaciuto. Scrivetemi qua sotto nei commenti se vi piace la roba dell'emulare un gol successo davvero. E per il resto, ragazzi, ci risentiamo non so quando, con magari un altro gioco. Sicuramente non credo FIFA. Da Marzo è tutto. Ciao.